Ciao ragazzi, in questo video vi mostrerò come realizzare delle semplicissime idee regalo. Iniziamo con delle caramelle gommose e ci serviranno 100 g di zucchero, 50 ml di succo d'arancia, il succo di un limone e 7 g di gelatina in fogli. Ah, e ovviamente uno stampo. Mettiamo in ammollo la nostra gelatina per 10 minuti. In un pentolino versiamo lo zucchero, il succo d'arancia ed il succo di limone. Portiamo tutto sul fuoco. Cominciamo a mescolare energicamente fino a quando il nostro sciroppo non raggiungerà il bollore. Aggiungiamo la nostra gelatina ben strizzata e continuiamo a mescolare fino a quando la gelatina non si sarà sciolta. Versiamo adesso il nostro sciroppo negli stampi. Adesso mettiamolo in frigo per almeno 12 ore. E voilà, le nostre caramelle sono pronte. Prendiamo dello zucchero semolato e passiamoci le nostre caramelle. Adesso sì che abbiamo le classiche caramelle gelée. Ho deciso di metterla in una bustina come queste, con nastro e bigliettino d'auguri. Cominciamo a mettere le nostre caramelle nella bustina. Inseriamo il biglietto nel nastro e chiudiamo il pacchettino formando un bel fiocco, o almeno ci proviamo. Ed eccolo qui, un'idea molto carina che piace molto ai bambini. Realizziamo adesso un preparato per cookies in barattolo e ci servirà appunto un barattolo come questo, un tipico barattolo per le marmellate. Iniziamo col mettere la farina, che in totale dovrà essere 160 grammi. Aggiungiamo 50 g di zucchero di canna, altra farina, 50 g di zucchero semolato, mezzo cucchiaino di lievito, 80-100 g di cioccolato e 50 g di mirtilli rossi. Ed ecco pronto il nostro preparato per cookies in barattolo. Adesso non ci resta che decorarlo. Attaccherò la scritta cookies sul coperchio e inserirò inoltre il procedimento per realizzare questi biscotti. Mi servirà inoltre una targhetta come questa e del nastro. Vi lascio qui la foto con il procedimento per realizzare i biscotti. Potete comunque scaricare queste etichette sul sito Anemone in Cucina, vi lascio il link nell'info box. Ed ecco qui pronto il nostro preparato per biscotti in barattolo. Un'idea molto carina e originale che piace a tutti. Altra idea molto carina è quella di realizzare dei cioccolatini. Ci servirà quindi del cioccolato e degli stampi per cioccolatini. Sciogliamo il nostro cioccolato o a bagnomaria o in microonde. Attenzione a non farlo bruciare. Versiamo il cioccolato negli stampi e mettiamolo in frigo per un paio d'ore. Ed ecco i nostri cioccolatini pronti. Sono veramente carini, sono venuti anche molto lucidi. Ho deciso di inserire i cioccolatini all'interno di questa palla di plastica con questo bigliettino a forma di cuore. Mettiamo tutti i nostri cioccolatini all'interno. Ed eccola qui, pronta ad appendere al nostro albero. Oppure utilizziamo le classiche bustine che fanno sempre la loro figura. Realizziamo adesso uno zucchero aromatizzato. E ci servirà questo barattolino, un classico barattolino da spezie. Io ho creato anche l'etichetta che andrò ad attaccare poi nel nostro vasetto. Ci occorreranno quindi 100 g di zucchero, 6 g di cacao, 2 g di cannella e un pizzico di peperoncino. Aggiungiamo allo zucchero il nostro cacao setacciato, la cannella e il nostro peperoncino. Mi raccomando, non abbondate. Mescoliamo per bene il tutto. Riprendiamo il nostro vasetto sul quale ho attaccato l'etichetta e andiamo ad inserire il nostro zucchero aromatizzato. Ed eccolo pronto. Questo zucchero è ottimo per aromatizzare tè, tisane, cioccolata, ma anche dei biscotti.
Creiamo adesso un decoro per la casa e ci occorrerà il classico barattolo da confettura. Inseriamo alla base del cottoncino che abbiamo tutti in casa. Ho trovato in casa questa candela a forma di alberello, proprio in tema natalizio. Poggiamola sul cottoncino e inseriamo il coperchio. E voilà, la nostra decorazione è pronta. Come avete visto, ci è voluto pochissimo tempo per realizzare una decorazione molto carina e originale. Come avete visto, sono delle idee regalo molto semplici da realizzare, ma sicuramente d'effetto. E poi i regali fatti a mano sono sempre molto apprezzati. Ci sarebbero tantissime altre idee da realizzare, ad esempio al posto delle caramelle potete realizzare dei biscotti decorati, come i famosissimi omini di pan di zenzero. Spero di avervi dato qualche spunto per rendere felice una persona speciale durante queste feste natalizie. Come sempre vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video.